Marisa Provenzano, scrittrice e poetessa, oggi al Palazzo dei Nobili presenta il suo ultimo libro, Origami, un modo per parlare ovviamente anche della dote affabulatrice, anche di poter creare sempre delle parole nuove, affascinare con il linguaggio della parola. Ma penso che se c'è qualcosa di importante, l'ho sempre detto questo, è proprio la parola. È l'unico strumento col quale noi riusciamo a creare quei sottili fili, quelle trame di comunicazione, non soltanto perché verbali, ma proprio potremmo dire in un certo senso, la rete dell'anima che si incontra. Io credo molto nel sincronismo universale, in realtà nulla accade per caso e tutto quello che accade potremmo tra virgolette dire scritto, segnato, altro che energia, e attraverso questo nostro vivere riusciamo ad entrare in contatto con gli altri. E per poter creare quello che dicevi tu, affascinare, ma più che altro emozionare, ecco, la parola poetica ritengo che sia il top che una persona possa riuscire a offrire. È chiaro che per me poetessa mi sembra un titolo eccessivo, sovrano, che forse, non forse, sicuramente non merito, ma la poesia ce l'ho nel cuore, è un fuoco per me, urge dentro e non posso fare a meno di scrivere. In un'epoca dominata dai social, in cui comunque le parole sono sempre di meno, come si può avvicinare il pubblico dei più giovani? Bisogna abituarli, non dico costringerli perché sarebbe fuori dalla logica, però cercare di fare capire che quando loro scrivono i messaggini non riescono a dare nulla di sé, quando con il telefonino vivono le loro giornate si chiudono nell'isolamento e nella solitudine. E siccome noi abbiamo bisogno di vivere assieme agli altri, con gli altri, per gli altri, e allora bisogna insegnare, forse cominciando dalla famiglia, poi anche la scuola, ma farli partecipare a quelli che sono questi eventi che potrebbero aprire loro degli spiragli di luce sicuramente propositivi, costruttivi e di crescita.